E ora mi diceva chi arava su questi campi lunghi? Con le bestie. Con le bestie. Quante bestie? Due buoi, e sì o anche, in maggio. E la terra era più dura. Lì si in San Martino, adesso in ottobre, la terra era già mezza mossa. Allora si andava con le bestie. Lì si che otto, si andava altro che così e vacche. Che ora la terra la veniva rotta, dopo i sulchi veniva rotti come sbregai per fare un liveo. E dopo che era insomma bastava mola e fare una stanza anche. Ma e cosa seminavi ora? In maggio sorgo, so turco. E in San Martino andava a seminare frumento, perché non vi era né orro, né che in momento era, non vi era né soia, né era altro che sorgo in maggio e frumento in San Martino e basta. E qualche campo destrofoglio matto, ora gli diceva, quello del cucco rosso. Che ora si andava in mezzo ai sulchi dei cinquantini, ora, che era un sorgo precoce qui, che si seminava quando si raccoglieva il frumento, e si andava in mezzo e si faceva così, si tirava giù i sulchi a mano ora. E dopo si seminava, così era la vita, si seminava uno, un solco per solco, uno, e strefoglio, che era quello che veniva fuori in maggio, che andava bene per i besti, per i boi, che era una roba insomma. Quel trefoglio era come si chiamava? Trefoglio cucu che chiamavano altri, trefoglio cucu, perché aveva il fiore rosso, ecco. Quello serviva che aveva fatto un raccolto adesso, in maggio. Che era andava a tagliare il sorgo dopo, perché bisognava tirare giù i sulchi quando che era finito la stagione e seminarlo. E dopo si ciappava dei fraschi, ora, si tagliava giù dei rami. E si faceva come un masso. E si ciappava sta cosa e si tirava solco e ora si andava in dritto avanti, uno seminava e in dritto avanti per guardarlo come ecco. Tiravamo giù i solchi che gli era dato terra per l'acqua e sorgo. E se tu dopo ora stava che venisse che nascisse. Poi lui resisteva che ora si tagliava giù il sorgo e prima era che veniva alto orto che veniva alto sto strafoglio. E dopo il posto del strafoglio cucco cosa seminare? Quinta. In maggio come tutti gli altri raccolti che va a seminare adesso dopo. Beh, non vede più sto strafoglio cucco. Oh sì, non vede più neanche.